tutto all'interno del toolkit, okay? In questo caso io ho aggiunto un solo foglio, ma avrei potuto aggiungere anche il disco, okay? Questa è una nuova funzionalità presente nel prodotto. Per chi è un amante di pixel perfect report, quindi vogliono allineare i grafici nel modo più preciso possibile, Tableau ha introdotto quello che sono le grid line, quindi per permettere appunto di... era un po' difficoltoso, diciamo, in Tableau allineare le cose. In questo momento con la nuova grid line diventa tutto molto più semplice, quindi per chi è che fa l'auto, chi è che ha creato report ne sa qualcosa, sa che questa è una grande novità all'interno del prodotto. Per quanto riguarda mapping, vado un po' veloce, la cosa che è stata aggiunta è la possibilità di leggere direttamente dal database elementi geografici. Se io sono in SQL Server e ho una colonna geografica all'interno del database, Tableau sarà in grado immediatamente di leggere, non c'è più bisogno di estrapolare la colonna, sarà come leggere una colonna di testo, una colonna numerica e così via. In più ci sarà anche la possibilità di intersezionare elementi geografici differenti. Immaginate, ho la posizione di tutti i miei supermercati o di tutti i miei bar della mia città. Io ho la città divisa per quartiere, ok? Non ho però una chiave che mi permette nel mio database di connettere il bar al quartiere. Con questo nuovo tipo di join chiamato intersect, in base all'elemento geografico, Tableau sarà in grado di intersezionare i miei due elementi geografici e plottare poi sulla stessa mappa sia il punto del mio bar che ovviamente il mio quartiere. In quel caso posso fare un semplice count, contare il numero di bar per quartiere, per esempio. Quindi questa è una novità all'interno appunto dei join, questo intersect, che prima non era possibile, e quindi anche la possibilità di fare quello che viene chiamato map layering, quindi avere dei poligoni con sopra magari, poligoni sono appunto l'area, la mia regione, con dei punti che sono magari le mie case dove ho venduto praticamente, dove è stato fatto un trasferimento. Okay? È stato aggiunto anche un grafico di densità, quindi la possibilità di creare heat map direttamente all'interno del prodotto. Molte volte abbiamo tutti i nostri punti e ci è difficile vedere, perché sono uno sopra l'altro, qual è la densità. È stato aggiunto un nuovo marker chiamato density, che non funziona ovviamente solo per le mappe, funziona per tutti i tipi di grafici. C'è uno scatterplot, posso vedere la densità del mio scatterplot direttamente in Tableau senza fare particolari. Sarà tranquillamente uno dei grafici disponibili. Per quanto riguarda i nostri, non so quanti di voi è un system administrator, però hanno aggiunto anche un modo molto più semplice di gestire il nostro server. C'è la possibilità di praticamente, prima di tutto, utilizzare la versione, le versioni più nuove anche su server più vecchi, quindi la possibilità di pubblicare la versione desktop 10.5, voglio pubblicare su un server 10.2, sarà possibile farlo, e allo stesso tempo, se tutti i miei colleghi hanno la 10.2 di desktop, la desktop potrà esportare nella versione dei miei colleghi. Quindi non sono più obbligato ad avere 50 versioni di desktop sulla stessa macchina. Ma la cosa veramente interessante sono il Tableau Service Manager e l'Topology Change, che permettono all'amministratore di sistema di dire, prima di tutto, di gestire il server da remoto, quindi non c'è più bisogno di accedere tramite RDP sul server, ma tramite un web browser posso modificare tutto quello che vuole nel server. Immaginate, sono in una situazione di fine mese, fine quarter, ho delle scadenze, ho molte richieste sul server, per fare in modo che tutte queste richieste vengano risposte, diciamo, al nostro server senza creare problemi di performance, posso direttamente da remoto decidere di aumentare il numero di processi, per esempio, che permettono di sfruttare la visualizzazione. Tableau ovviamente ha fatto dei molti processi, io da remoto posso dire aumentami il numero di processi per i miei utenti che mandano le query, in modo appunto da poter direttamente farlo e senza far ripartire il server. Non c'è la necessità di fare un restart, quindi se siete un amministratore non avete la necessità di mandare quella mail che odiano tutti, guardate, c'è un downtime di 2 ore perché stiamo facendo delle modifiche al server. Con l'Topology Changes potete farlo direttamente da web browser senza dover mai fare restart del server. Ok? Quindi questo è sicuramente. Ovviamente poi se io volessi fare questo cambio ogni fine quarter, ogni fine trimestre, perché so che ogni volta avrei lo stesso problema, posso renderlo uno script, quindi in automatico, cliccando una volta sa che deve aggiungere 3-4 processi
al mio server per evitare appunto problemi di performance. Un'altra cosa che è stata inserita invece per gli amanti della governance, che non vogliono dare controllo agli utenti, non vogliono aprire controllo, è i database certificati. Quindi nel senso, io posso pubblicare un numero infinito di database su server, ma come faccio a sapere che i database sono stati controllati, che stiamo parlando di un dato che è effettivamente un dato pulito, un dato corretto? C'è la possibilità a questo punto di certificare dei database, vedete questo simbolo qua indica la certificazione, in modo che praticamente il mio utente sappia che nel momento in cui mi connetto a quel dato certificato, il mio dipartimento IT o chi si occupa di governance ha cercato che il dato fosse corretto, e quindi sono sicuro che quando andrò a mostrare la mia dashboard non rischio di mostrare dei dati che sono fasulli. Oltre a quello è stato inserito anche quello che viene chiamato lineage, perché non è sufficiente sapere che il dato è certificato, io voglio sapere anche all'interno della mia base di dati quali sono le colonne, quali sono i calcoli che sono stati creati all'interno del dashboard, una specie di dizionario della mia base di dati. Io posso vedere ad esempio qua è stato creato un calcolo, vedo la formula che è stata utilizzata, i dettagli appunto del risultato ed addirittura quanti workbook, quindi quanti dashboard questo specifico data source è stato utilizzato, ok? Dove mi dicono di stringere. Una cosa invece fantastica per chi è che non ne capisce niente di join è quello che viene chiamato smart recommendation. In questo caso Tableau ha inserito delle funzionalità di artificial intelligence e machine learning che permettono di dire: se io mi connetto a una base di dati, magari nella mia azienda è già utilizzata da altri utenti, Tableau è in grado di dirti: guarda che altri utenti hanno utilizzato, immaginate la mia base di dati ha 100 tabelle, Tableau ti dice: guarda, io ti raccomando di utilizzare queste 5 perché sono già state utilizzate in altri progetti. Cominciando a fare il drag and drop delle tabelle, Tableau aggiornerà le tabelle raccomandate, suggerite. Quindi in quel caso io trascino una tabella e lui mi dice: guarda, questa tabella normalmente viene linkata a queste altre tabelle, e trascinando magari le tabelle che sono linkate automaticamente Tableau mi riconoscerà il join da utilizzare e la colonna da utilizzare di join, per rendere il join la cosa più semplice possibile anche per un non tecnico, ok? Allo stesso tempo, nel momento in cui comincio a trascinare tabelle, Pablo mi dirà anche: guarda che la stessa cosa che stai facendo qualcun altro l'ha già fatta, c'è già un data source pubblicato, puoi direttamente utilizzare quello ed è stato certificato. Quindi vi evitate di la proliferazione di tanti database che magari sono tutti simili perché qualcuno l'ha già fatto. Questo è tutto un machine learning che è stato implementato nel prodotto. Ultima cosa, prometto. Voi avete visto, Nico vi ha fatto vedere che c'è una funzionalità di web editing direttamente da web. Nella roadmap Tableau l'idea è che il web editing deve diventare uno a uno con Tableau Desktop, per permettere a quegli utenti che non vogliono installare nessun client sulla loro macchina di poter sfruttare direttamente il web anche per creare tutti i dashboard. L'obiettivo appunto di Tableau è quella della parità dei due prodotti per il 2018, non sappiamo ancora quale quarter, quindi vedrete una serie di nuove funzionalità che verranno aggiunte al web editor fino a che i due prodotti saranno esattamente la stessa cosa. Inoltre per database particolari come ServiceNow, dico là in fondo di nuovo, Salesforce, QuickBooks, quindi quei database su cloud che sono standard, che hanno tabelle standard, Tableau praticamente fornirà direttamente dei template che vi permetteranno di evitare di creare dashboard, perché tanto le tabelle di Salesforce si connettono fra di loro sempre allo stesso modo, non importa di che azienda siete, con un click non solo sarete in grado di connettere le varie tabelle fra di loro, ma sarete direttamente in grado di creare il dashboard, quindi i tempi di sviluppo dashboard vengono ridotti all'osso, ok? Quindi queste, per adesso questi sono i database su cui praticamente Tableau sta creando i template. Questo è quanto. Ovviamente suggerisco a tutti di partecipare al beta program, è il modo migliore di partecipare, essere coinvolti con Tableau, non c'è limite ovviamente a chi può partecipare, potete cercare direttamente su online Tableau Beta, che avete la possibilità di utilizzare il prodotto con le ultime funzionalità che vi ho appena mostrato. Poi chiudo, ho cercato di fare il più rapido possibile.
grazie, qualsiasi altra domanda. Grazie.